Da sabato mattina i giardini pubblici di via Mazzini e San Costanzo sono stati dedicati a chi ha pagato con la propria vita la lotta alla mafia. Si tratta della cerimonia di intitolazione dello spazio verde pubblico a Emanuela Loi, la giovane agente componente della scorta del giudice Borsellino, morta nell'attentato mafioso di via D'Amelio nel 1992. Alle ore 10, alla presenza delle più alte cariche civili e militari, quali il prefetto Greco, il questore Clemente, il presidente della provincia Paolini, il sindaco di San Costanzo Sorcinelli, gli amministratori locali e regionali e tanti ragazzi delle scuole, è stata scoperta una targa in suo ricordo. Sindaco, perché avete deciso di intitolare i giardini a Emanuela Loi? Beh, innanzitutto perché è la prima agente di polizia donna morta in un attentato di mafia, alla tenera età di 24 anni, nell'attentato di via D'Amelio, dove perse la vita, oltre al giudice Borsellino, anche altri quattro colleghi di Emanuela Loi della Polizia di Stato. E perché questo grazie a una mozione presentata dal consigliere Nicoletta Carboni, il consiglio comunale, approvata all'unanimità dal consiglio comunale di San Costanzo nel 2021 e che oggi vede la sua realizzazione con l'intitolazione di un giardino pubblico. Abbiamo scelto proprio un luogo in cui i bambini e i ragazzi possono giocare, il ricordo del sacrificio di Emanuela Loi, che voleva molto bene i bambini e i ragazzi, tant'è che si era diplomata all'istituto magistrale e se non fosse per il concorso di polizia avrebbe fatto l'insegnante. È importante dare questa testimonianza di questo sacrificio oggi, soprattutto alle giovani generazioni, e lo facciamo con questo evento. Pur consapevole dei gravi rischi a cui si è esposta a causa degli attentati contro i rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle forze di polizia verificatisi in quegli anni, Emanuela Loi ha sempre assolto il proprio compito con coraggio e dedizione al dovere. Per questo è stata insignita medaglia d'oro al valor civile. Una donna da ammirare, una ragazza allegra e scherzosa, ma soprattutto un'eroina e un mito. L'ha definita il prefetto Greco, soprattutto per le generazioni future. Qual è il messaggio che ha lasciato Emanuela Loi? È quello di non avere mai paura, di essere coraggiosa e di affrontare la vita con la giusta determinazione e quell'attaccamento ai valori importanti della dignità e del rispetto degli altri. È importante insegnare la cultura della legalità ai giovani. Bisogna spiegare ai giovani quali sono state le persone che si sono sacrificate per la nostra vita, per la nostra Repubblica, ed essere di esempio a loro per la loro crescita sociale. Ad accompagnare la cerimonia, le toccanti parole delle lettere ricevute dalla nipote della vittima Emanuela, dalla sorella Claudia Loi e le note della banda musicale cittadina.